sblocco del turnover, l'abbiamo fatto noi. Ed è meraviglioso vedere il presidente Berlusconi dire che è una vergogna che sia stato firmato il trattato di Dublino. No, ha detto così, ha detto è una vergogna. E io ero lì alla televisione e ho detto effettivamente è una vergogna, perché il trattato di Dublino è un atto disumano per molti aspetti, in quanto imputa al singolo paese di approdo la responsabilità della gestione dei migranti. Ora voi vi rendete conto che di fronte a un fenomeno epocale come la migrazione, sarebbe logico che gli Stati Uniti d'Europa, cioè quel grande sogno al quale noi lavoriamo, che prevede l'elezione diretta del Presidente della Commissione, che prevede dei valori in comune, sarebbe ovvio che gli Stati Uniti d'Europa insieme gestissero la questione migratoria. Invece il Trattato di Dublino dice è un problema del paese d'approdo, c'è un problema dell'Italia. E io, quando ho visto Berlusconi dire che era un atto scellerato il Trattato di Dublino, ho detto ha ragione Berlusconi, è un atto scellerato. Poi Berlusconi ha proseguito nel suo ragionamento, ha proseguito e ha detto e Renzi ha sbagliato a firmare il Trattato di Dublino. Ora, io ero accanto a mia moglie, no? Mi giro verso mia moglie e mia moglie fa certo, Matteo, anche te, l'ha firmato Berlusconi nel 2003 il Trattato di Dublino. Stiamo vivendo una campagna elettorale lunare, dove sembra impossibile raccontare la verità, la realtà dei fatti. Sembra impossibile perché ciascuno racconta una verità parziale. Ciascuno racconta una storia che non è quella vera. E questo sta accadendo ormai in tutti i settori del dibattito pubblico. Allora noi siamo qui innanzitutto per dirci che il PD vuole in questi 10 giorni affermare con forza che è la realtà dei fatti quella che conta, non le ricostruzioni false che vengono costruite attraverso le fake news, attraverso le bugie, attraverso i commenti prezzolati. Parto dallo spot, facciamo dello spot che abbiamo fatto partire ieri, giusto per dire di che cosa stiamo parlando. Vai! Sempre che ci sia Bellacci, è arrivato. Comunque stavolta il PD non lo voto. Come mai? E dimmi una sola cosa buona che ha fatto il PD in questi anni. Beh, per esempio noi non paghiamo più la tassa sulla casa. E poi? La legge sulle unioni civili. Ti sei pure commossa alla cerimonia di zia Laura. Sì, vabbè, che altro? Io il corso di chitarra me lo sono pagato con il bonus cultura. Ah, sì, ma non basta. Il biotestamento? Se ne parlava da quando eravamo fidanzati. Certo, certo, tutto qui. Io prendo gli 80 euro. Ma no, che palle con gli 80 euro? Costano quasi 1000 euro all'anno. Buttali via. Certo. Analitico copro. Ah, secondo l'Istat c'è 1 milione di posti di lavoro in più. Stai leggendo, non vale. Legge sul dopo di noi. La legge contro il caporalato. Sull'omicidio stradale. Dichiarazione dei redditi precompilata. La legge sull'autismo. Il record nel recupero dell'evasione fiscale. Scopri il programma del Partito Democratico. Nessuna promessa irrealizzabile, solo 100 risultati raggiunti con accanto 100 nuovi impegni concreti per il futuro. Hanno abbassato il canone Rai. Il divieto di dimissioni in bianco. Oh, ho capito, basta. Comunque io il PD non lo voto. Sicuro? Certo che sono sicuro. Pensaci, dai. Non fermiamoci proprio adesso. Stiamo cercando di fare una campagna elettorale così, sui contenuti, avete tutti voi un fogliettino con l'elenco, è il contrario del marketing, mi hanno detto meno male che te eri quello bravo a fare il marketing, possibile fare 100 un elenco di 100, è insopportabile, è esattamente ciò che vogliamo, riflettere con la testa, raccontare che se in questi anni qualcosa è iniziato a muoversi, se siamo passati da meno 2% di PIL a più 1,6%, se siamo passati ancora troppo poco, da 22 a 23 milioni di posti di lavoro, se sulla scuola siamo finalmente tornati a investire, poi sappiamo i problemi della buona scuola, ma ci sono 132.000 insegnanti in più, c'è la possibilità adesso di lavorare perché finalmente si affronti il tema del tempo pieno, a cominciare dal sud, si investa su una nuova formazione del personale e su una nuova formazione dei ragazzi. Se qualcosa è iniziato a muoversi, è perché abbiamo fatto le cose, concretamente. Allora, la nostra sfida, la nostra scommessa è quella di stare sui contenuti. Lo dico oggi a Palermo, lo dico qui in questa terra, nelle ore in cui
Abbiamo letto la notizia terribile di quel militante di Forza Nuova che è stato picchiato. Io sono quanto di più lontano da Forza Nuova voi possiate immaginare. Ma voglio che arrivi da qui la solidarietà a quell'uomo per come è stato trattato e dire che bisogna abbassare i toni di questa campagna elettorale. E la mia solidarietà si estende al militante di Potere al Popolo che è stato picchiato a Perugia. Diamoci tutti una regolata, smettiamo di usare toni troppo alti. Il PD in questi anni ha permesso al Paese di recuperare un clima di solidità. E questo oggi ci viene quasi imputato. E ci viene quasi detto, però bisognava... Ragazzi, voi lo ricordate dove stavamo 4 anni fa? Bene. Io mi ricordo che andavo al Consiglio europeo e mi guardavano con degli occhi come se fossi stato Calimero. Mi guardavano come l'ultima ruota del carro. L'Italia oggi non è più così, ma ha bisogno di vincere le divisioni tra nord e sud che ancora ci sono. Lo dico a Palermo, una città straordinariamente bella, ma anche una città che oggi sta cercando, sia per la propria funzione culturale, direi quasi educativa, di vincere la sfida della crescita sulla base di un'idea di futuro che affonda delle radici nel passato, ma che immagina il domani. Cioè stanno arrivando i robot, l'intelligenza artificiale, il 4.0. Ci servono i valori che ci hanno fatto grandi in passato. Ci servono per affermare un messaggio di disumanità che altri vogliono portare. Guardate, lo dico in Sicilia ai moderati. Prima di tutto ai moderati, a quelli che sono sempre stati incerti sul voto, che sono al centro dello schieramento, a quelli che magari in passato hanno votato Berlusconi. Ci sarà qualcuno che ha votato Berlusconi, no? No. In Sicilia, come è noto, nessuno ha mai... Nessuno. No. Io. Lo voglio dire a questi, guardate che il centrodestra di oggi non è il centrodestra moderato, eh? Non è il centrodestra di Angela Merkel, non è il centrodestra del Partito Popolare Europeo. Quel centrodestra lì è il centrodestra a trazione leghista guidato da Matteo Salvini. E le parole di Matteo Salvini sul sud, sul mezzogiorno, sui siciliani, ve le ricordate oppure no? Chi vota per i moderati sta votando Salvini. E anche chi vota sinistra radicale sta portando Salvini al governo del paese. Bisogna avere il coraggio di dirlo. Perché questa è la realtà. Poi naturalmente ciascuno di noi dovrà sforzarsi di approfondire nel merito le ragioni del voto al PD e del voto agli altri schieramenti. Ma il 4 marzo il meccanismo è semplice. Centrodestra a guida Salvini. 5 Stelle. Ora, i 5 Stelle, tutte le volte che si parla di 5 Stelle, uno dice non stigmatizziamo l'atteggiamento dei 5 Stelle. È accaduto a Palermo per le firme false, sta accadendo in queste ore per i rimborsi falsi. Io credo che si debba dire con molta franchezza che il problema dei 5 Stelle non è se fregano sugli scontrini. Se qualcuno di loro tarocca degli scontrini, a me non interessa, io ho una visione della politica più alta, più bella, più nobile di uno che tarocca uno scontrino o che photoshoppa un bonifico. Però dico anche che per anni ci hanno detto che noi eravamo i ladri, che noi eravamo una comunità al soldo di petrolieri e di banchieri, che loro erano onesti e puri e noi eravamo quelli brutti e cattivi. Quando accade che per anni l'intera comunità mediatica rappresenta il Movimento 5 Stelle come il partito dell'onestà, onestà, onestà, e poi scopri alla prova dei fatti che in quel partito, come in tanti altri partiti, ci sono i truffatori, ci sono gli scrocconi, ci sono le persone che fregano. Bisogna avere il coraggio di dire che noi lezioni di onestà dai 5 Stelle non le prendiamo. Che noi lezioni di onestà dai 5 Stelle non siamo in condizione di prenderle. Parliamo con i 5 Stelle di qual è la nostra idea di Europa.
Ragioniamo se il progetto Ventotene, l'idea di dedicare dei luoghi alla formazione dei giovani del Mediterraneo, che è la grande sfida del prossimo decennio, come fare del Mediterraneo un centro, un luogo della discussione politica, come far parlare Europa e Nord Africa, come ragionare delle nuove generazioni, dell'Erasmus come grande scommessa politica, del servizio civile europeo, dell'investimento un euro in sicurezza, un euro in cultura. Noi siamo stati questi, quelli che hanno detto investiamo in cultura, non soltanto in sicurezza. Parliamo di questo con i 5 Stelle, parliamo dei vaccini. Roberto Burioni scrive oggi un articolo su una delle più prestigiose testate internazionali e spiega come la legge sulla obbligatorietà dei vaccini abbia fatto scendere i problemi in Italia. Sono per i vaccini obbligatori o no? Io sono su questo a discutere con i 5 Stelle. Sono pronto su questo a discutere con i 5 Stelle. Ma se mi vengono con il ditino alzato ad offendere la comunità del PD, io che in 13 anni di sindaco, presidente della provincia e presidente del Consiglio, non sono stato capace di prendere un avviso di garanzia, segno che... No, non applaudite, perché l'avviso di garanzia non è una sentenza. Però io, siccome non l'ho preso, siccome non ho immunità, siccome non ho indennità, siccome non ho vitalizio, ho il pedigree perfetto... Stavo per dire da grillino, poi ho detto no, per piacere, non me lo dite, non me lo dite. Siccome ho questo, vi dico, lezioni sulla moralità, no. Se Di Maio vuole e ha finito di scappare, noi siamo pronti a fare un confronto politico con lui per capire quali sono le linee politiche per il Paese. Se vuole parlare di onestà, chi ha capito tutto di Rimborsopoli è un cittadino italiano nato in Campania. Ma non è Di Maio, è Totò. Sappia però che su quella piazza non è più perduta la mischia. Dove si scavano la mano delle 600, delle 1100, delle 1400, delle 1500 e degli autotreni con i rimorchi, là, su quel campo di battaglia, dove nessun vigile di carriera avrebbe osato mettere il naso, io sono... Mi battevo fino all'estremo delle mie forze in qualità di oscuro vigile volontario, senza stipendio, senza pensione, senza cassa malattia e senza Enal. Come il capitano di una nave solo in mezzo alla bufera, dall'alto della mia vedana sfidavo la fiumare delle macchine e gli ingorghi del traffico. Signor Presidente, me lo lasci dire, me lo consenta, sotto quella vedana battevo un cuore generoso. Viva l'Italia! Viva il codice stradale! Viva il triangolo! Altro che cuore generoso! E i soldi delle contravvenzioni dove andavano a finire? Li divolvevo a favore dei bisognosi. Quali bisognosi? Modestamente io e la mia famiglia. Questo è Rimborsopoli. Allora, mettiamo da parte le gag e ragioniamo di politica. Volete il reddito di cittadinanza? Noi no. Noi siamo per il REI, il reddito di inclusione, una misura che anche in Sicilia sta iniziando a funzionare e a dare dei risultati importanti. C'è una bella differenza tra il reddito di cittadinanza e il reddito di inclusione. Il reddito di cittadinanza è che io ti do 1.680 euro a te, ai tuoi figli, e tu non lavori. Vedo qualcuno che dice, beh, parliamone. È una cosa allucinante, è una cosa diseducativa. Basa il principio sul fatto che tu non lavori, ma io ti do un sussidio. Ma noi siamo la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Noi siamo la Repubblica Democratica fondata sull'impegno, sulla concreta voglia di mandare avanti l'Italia. Ma come fai a dire sussidio per tutti? Noi siamo per dare un lavoro a tutti, non un sussidio a tutti. E per far questo è fondamentale che si abbia il coraggio e la forza di iniziare a dire che bisogna ridurre le tasse. E qui c'è sempre il silenzio glaciale. Perché io so che voi, tutto sommato, avete una certa simpatia, vorreste anche dirmi bravo Renzi, hai abbassato le tasse. Ma se io qui facessi un sondaggio, di solito dico faccio un referendum, poi dico il referendum anche basta. Facciamo un sondaggio e domando quanti di voi sono convinti che noi abbiamo abbassato le tasse. Sulle mani. La signora con sprezzo del pericolo alzava la mano. Qui dentro
Faraone non l'alza, già candidati, capito? Questi. Ma qui dentro ci sarà un 10% che sono convinti di questo, giusto? 15%. E siamo al PD. Vi immaginate quando andiamo fuori da qui? Eppure se io vi domando quanti di voi non pagano più l'IMU sulla prima casa? Sulle mani? No, tutti, prima casa, quasi chi ha la villa, no. Quanti di voi prendono gli 80 euro? Quanti di voi hanno, non c'è da vergognarsi, quanti di voi hanno avuto la 14ª con le pensioni? Non è possibile nessuno, avete tutti la pensione altissima? No, Imprenditori agricoli, ci sono? Nessuno, sì, sì. Uno, due, IMU e IRAP agricola non la pagate più, ma posso anche dire agli altri imprenditori, l'IRAP costo del lavoro, l'IRES, e ancora, quanti di voi oggi pagano il canone RAI? Se ve l'avessi chiesto 3 anni fa, la risposta sarebbe stata tutti, lo so perfettamente, tutti. Però il meccanismo è quello, pagare meno, pagare tutti. Vi ho fatto una serie di elenchi del tutto random del fatto che in questo periodo le tasse hanno iniziato a scendere. Però bisogna fare uno sforzo perché l'IRES continui a scendere dal 24 al 22. Perché chi assume a tempo indeterminato possa avere gli incentivi del Jobs Act rafforzati. Noi abbiamo fatto 500.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più, ma 500.000 posti di lavoro a tempo determinato in più. E capite che c'è una bella differenza tra le due cose. Sempre meglio un milione di posti di lavoro in più che il niente. Eppure sembra che questo non valga. Sembra che nessuno possa accettare l'idea che si è fatto la politica dei piccoli passi. Berlusconi arriva e dice flat tax. Qualcuno di voi ha mai scelto di ricordare a se stesso le promesse di Berlusconi sulle tasse? Io le ho elencate. Puoi mettermi l'immagine di Berlusconi e le tasse? No, più stringere un po' ancora, grazie. Ragazzi, che ci avete su? Puoi abbassare un gocciolino? Grazie mille. Maggio 99, Berlusconi lancia la crociata contro le tasse. Berlusconi ha sempre questo stile sobrio. Nel 2000 Berlusconi lancia la sfida fiscale, così ridurrà le tasse per tutti. Nel 2001 dicono taglia le tasse dal 2002. Nel 2002, maggio, dicono meno tasse dal 2003. Nel 2003 dicono tasse più leggere nel 2004. Nel 2004 dicono Berlusconi conferma meno tasse nel 2005. Successivo, rispetteremo i tassi, i patti, meno tasse nel 2006. Io lo capisco perché faccio così con la dieta anch'io. Io dico, no, è la stessa, è identica. Io dico, tranquillo, lunedì inizio la dieta. Ma le tasse non sono diminuite durante il loro governo. Mentre nel nostro governo, avete visto, le cose sono cambiate. Tuttavia, Berlusconi può presentarsi nel salotto di Bruno Vespa, riprendere lo stesso tavolo, sembra esattamente identica alla volta scorsa, e anzi, c'è un piccolo particolare, basta, di differenza. Ce l'hai l'immagine di quello che accadrà nel 2035? Se guardate, accadrà la stessa cosa, 2001, 2018, 2035, ma il problema è che dipende da noi se stare dietro al passato o scegliere il futuro per questo paese. E il futuro per questo paese... levalo, mi fa un po' impressione. Il futuro per questo paese è l'idea di capire che siccome stanno arrivando le innovazioni tecnologiche più incredibili, da qui a 10 anni davvero i robot saranno in casa nostra? Noi viviamo più a lungo degli altri. Io ricorderò sempre come un momento affascinante della mia esperienza politica, il momento nel quale un dirigente di un ministero mi ha detto noi abbiamo un grande problema. Quale? In Italia viviamo troppo a lungo. Si riferiva alla spesa pensionistica. Sì, viviamo a lungo in Italia, stiamo bene in Italia.
con tutti i nostri problemi, i nostri limiti e i nostri difetti. E allora, alla luce di questo, è fondamentale capire che abbiamo messo da 106 a 109 a 113 miliardi della sanità pubblica, ma ancora non bastano. Chi di voi non ha una persona in famiglia o vicino che magari per l'età media che si allunga conosce i problemi del Parkinson, conosce i problemi dell'Alzheimer, conosce le difficoltà quotidiane che una persona ha nella relazione con malattie diverse anche da quelle del passato? Guardate che questo è un cambio radicale. Ecco perché le riforme di questi anni, alle quali tengo di più, non sono il Jobs Act, sono il terzo settore, sono il dopo di noi, sono la legge sull'autismo, sono la legge contro lo spreco alimentare, sono le leggi sui diritti sociali, civili, umani. Noi siamo quelli che in questi anni hanno scelto di portare il paese avanti su questi settori. Ma non basta. Faccio un esempio esplicito. Il fondo per la non autosufficienza. Sapete quant'era il fondo per la non autosufficienza quando siamo arrivati? Semplice, eh? Perché la cultura dell'austerity aveva tagliato. Perché per la cultura dell'austerity il fondo per la non autosufficienza è una spesa. Non è il riconoscimento di un diritto che devi a dei cittadini che non possono essere cittadini di serie B e che hanno diritto che la comunità si faccia carico dei loro problemi. No, zero. L'abbiamo aumentato. L'abbiamo portato a 500 milioni, 450 e poi 500 milioni. Però non basta. Non basta perché le esigenze per il fondo per la non autosufficienza sono almeno di 2 miliardi di euro. E noi abbiamo fatto un programma per il quale non è che se hai una autosufficienza, una non autosufficienza al 100%, una disabilità al 90%, se hai l'ISEE appena appena alto, a quel punto non hai più diritto a niente. Perché ti basta una casa per far scattare l'ISEE in un certo modo. E il nostro programma, il nostro progetto, lo trovate nei 100 punti, prevede esattamente questo, che non importa l'ISEE se hai un determinato tasso di disabilità. Se hai una casa ma sei disabile al 100%, hai diritto ad essere aiutato e accompagnato da una misura che sia una misura vera di sostegno. Come pure deve essere vera la misura a sostegno della maternità. Ragazzi, qui non si fa più figli. Ora io non è che voglio dare indicazioni per la serata, vorrei essere chiaro. Ma siamo a meno di 500.000 di nuovi nati l'anno. Erano fino a 25 anni fa 1 milione di bambini, ora siamo a meno di 500.000. Vi rendete conto, ci rendiamo conto di quale gravità è questa? È una cosa enorme. La crisi demografica è la vera crisi del nostro paese. Tra l'altro, una delle ragioni per le quali il PIL cresce meno degli altri paesi è perché il PIL pro capite cresce più degli altri paesi europei. Ma essendo il PIL calcolato sulla base della popolazione, è evidente che anche questo incida nella realtà. Lo ha spiegato molto bene il professor Fortis in questi giorni, come pure Joram Gutgeld ha spiegato attentamente per gli appassionati perché la flat tax non sta in piedi. Il punto è che se vuoi immaginare il domani, devi avere una misura universale per i figli che valga per tutti. Devi dire che le partite IVA, gli autonomi, i commercianti non possono essere esclusi dalle misure che sono riservate soltanto ai lavoratori dipendenti. Io sono per sbloccare, e l'abbiamo fatto, il contratto ai dipendenti pubblici. Per anni l'Italia ha avuto una media superiore a quella degli altri paesi europei nel rapporto tra dipendente pubblico e dipendente privato, cioè fatto 100 il numero dei lavoratori, il numero dei dipendenti pubblici concorreva a quel 100 per 13, 14, 15, 18, mentre negli altri paesi era 11, 12, mi spiego? Adesso l'Italia è il paese più virtuoso perché è sceso sotto il 12%. L'Italia adesso è, a parte la Germania che ha un suo computo dei paesi che lavorano, dei dipendenti che lavorano nella sanità, come benchmark, un paese tra i più virtuosi. Quindi la nostra generazione, che non ricorda come è fatto un concorso pubblico, perché la nostra generazione, i trentenni, la nostra è già i quarantenni, ma insomma, i trentenni, i quarantenni non ricordano come è fatto un concorso pubblico, vedranno i concorsi pubblici.
Ma accanto a questo bisogna dire che chi ha una partita IVA non può essere, anche in questo caso, un cittadino di serie B. Chi è un autonomo deve avere diritto. Nel nostro programma scriviamo di dare, ad esempio, gli 80 euro anche ai lavoratori autonomi che abbiano quelle caratteristiche. Diciamo, nel nostro programma, che deve esserci una tassa, l'IRI, uguale all'IRES per chi ha delle società di persone. Oh, Matteo, come sei noioso, ci stai spiegando il programma. Eh sì, perché se prendo in giro Rimborsopoli, o se parlo male, se dico che il centrodestra oggi è inaccettabile nella sua leadership leghista, perché se io fossi siciliano, dove si decideranno larga parte dei collegi, non voterei per il partito della Lega, per come la vedo io, ma se parlo male degli altri, devo avere il coraggio di raccontare che cosa pensiamo noi. Il PD ha delle proposte concrete, puntuali, che partono da un'idea della società, che è quella della centralità della cultura e del fattore educativo. Quando noi abbiamo detto un euro in cultura, un euro in sicurezza, abbiamo detto esattamente questo, l'abbiamo detto dopo il Bataclan. Abbiamo detto che le grandi città, e il vostro sindaco ne sa qualcosa, che hanno un'idea del ruolo della città nel mondo, noi a Firenze dobbiamo moltissimo alle intuizioni di Lapira su quello, la città con il proprio ruolo nel mondo, devono avere la forza, il coraggio e la visione di investire in sicurezza, cioè di investire nelle periferie, l'operazione del Ramendo di Renzo Piano, mettere miliardi per riaprire le scuole, i teatri, i musei nelle periferie, perché la prima forma di sicurezza è il museo, è la scuola, è il teatro, è la comunità, è il terzo settore, è l'associazionismo. Poi ci vuole anche il controllo del territorio, 37 milioni di euro per le videocamere, 50.000 videocamere da installare e da seguire, 10.000 carabinieri e poliziotti da assumere nei prossimi mesi. C'è bisogno anche di questo. Ma devi avere uno sguardo che sia uno sguardo umano, altrimenti va a finire che stai a aspettare l'ultimo reato e stai a guardare perché provi a fare le distinzioni. Io lo dico con la morte nel cuore. La morte di Pamela è una tragedia pazzesca, a Macerata. Quella ragazza aveva un anno in più del mio figlio più grande. È stata uccisa nel modo più atroce possibile. Ed è giusto che quello che ha ucciso, quelli che hanno ucciso Pamela, paghi e paghino fino all'ultimo giorno. Due giorni dopo, Jessica, a Milano, è stata uccisa in modo analogo. Ed è giusto che quello che ha ucciso Jessica paghi esattamente come quello che ha ucciso Pamela. A me non interessa il passaporto, se era nigeriano o se era italiano. Mi interessa la certezza della pena, che chi ha compiuto quel reato paghi e che non ci sia la strumentalizzazione politica per ciò che avviene, ma ci sia lo sguardo più ampio. Ecco perché il PD è totalmente altro rispetto al 5 Stelle e al centrodestra. Ed ecco perché dipende da ciascuno di voi, non da me, non da uno, dipende da ciascuno di voi. Se finalmente con le elezioni del 4 marzo noi saremo nelle condizioni di affermare con orgoglio, senza paura, che i valori per i quali combattiamo non sono soltanto valori da giocare sulla difensiva. C'è un atteggiamento in queste ore che ricorda il mitico Troisi, ce l'hai Troisi in Non ci resta che piangere? Guardano il PD, ce l'hai Franco? Ve lo ricordate quella scena di Troisi e Benigni in Non ci resta che piangere? No. Bene. Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, mo, non me lo segno, mo. È una cosa... Non mi preoccupare. Guardano al PD e dicono, oh, il PD sta per perdere. Oh, mi raccomando, ricordati che devi morire. Ehi, noi siamo quelli che in questi 4 anni hanno salvato il paese e nei prossimi 5 anni governeranno il paese. Anche perché se non lo governiamo noi, lo governa la Lega. E allora perché questo diventi realtà, bisogna tutti noi fare uno sforzo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. Il risultato, è vero che ci sono i collegi, ma poi il 65% delle,
dei seggi viene attribuito su base proporzionale. Lì la partita è a due per il primo posto, o noi o 5 Stelle, o 5 Stelle o noi, o noi o 5 Stelle o 5 Stelle o noi. È quella, eh? La sfida è quella. La signora ha detto noi. Questo però non era un referendum, signora. La fregatura è che io e lei, secondo me, ci mettiamo d'accordo. Ci mancano 32-33 milioni di italiani ed è fatta. Ora, nell'attesa di convincere tutti e 32 milioni di italiani, suggerirei molto modestamente, uno, di fare un casa per casa e un porta a porta. Io ho chiesto il confronto televisivo, anzi, me l'hanno chiesto loro. Poi, quando ho detto va bene, sono scappati. È stato meraviglioso perché tutti e due, Di Maio e Salvini, vediamo se hai il coraggio di fare un confronto televisivo. Ho detto va bene. A che ora? Dice martedì alle 9:30. Io c'ero martedì alle 9:30. Ma siccome a me il confronto televisivo non lo danno, a voi il confronto al bar non lo possono negare. A voi il confronto sul luogo di lavoro non lo possono negare. A voi il confronto la domenica prossima quando portate i vostri figli a giocare a calcio a pallavolo non lo possono negare. Bisogna togliersi di dosso la rassegnazione del ricordati che devi morire. Bisogna avere la forza di dire che noi, se facciamo minimamente uno sforzo passo per passo ciascuno di noi, facciamo il primo posto. E a quel punto quei valori forti, vedo Fabrizio e penso a tutta l'importanza dell'università, della ricerca, dell'innovazione, vedo le tante donne e uomini che hanno lavorato in questi mesi nel campo dei diritti, della scuola, vedo le tante persone che vengono dalla pubblica amministrazione come dall'impresa privata, se ciascuno di noi fa questo sforzo, le elezioni sono totalmente aperte. Farlo però non è soltanto un atto di omaggio al programma, su cui sarebbe affascinante stare a discutere, perché guardate che ci sono dei punti che sono decisivi. Se Milano oggi viaggia forte è perché ha fatto l'Expo, se Roma è in crisi è perché ha detto di no alle Olimpiadi, se le città non hanno strategia sono finite. Anche per questo permettetemi di dire che la scelta di Leoluca Orlando di stare da protagonista dentro il Partito Democratico è una scelta che mi onora e che mi rende felice, della quale gli sono grato. Perché le città hanno bisogno di questa visione, hanno bisogno di un orizzonte, non possono avere un elenco di lista della spesa di cose da fare e non avere un'anima. Le città hanno un'anima, ma se quest'anima non la risvegliamo con la politica, noi daremo il messaggio che tutti sono uguali. E che la politica non serve a niente. E che allora può vincere l'antipolitica. Può vincere quello che è più cattivo, che dice di più male della politica. Domani saranno 4 anni dal primo giorno del mio governo. E ne parlavo in famiglia e facevo il conto. Cos'è cambiato a me in questi 4 anni? Mi giro e dico, devo solo dire grazie. Dov'è una bandiera alla quale inchinarsi? Devo soltanto dire grazie per la straordinaria possibilità e dono che ho avuto io personalmente. Ma cos'è che mi ha reso particolarmente emozionato nel gestire l'impegno pubblico e l'impegno politico? L'idea che la politica sia una cosa della quale avere rispetto, stima. È difficile fare una campagna elettorale senza lo slogan giusto, ma parlando di 100 provvedimenti concreti. Senza attaccare gli altri, ma ragionando di ciò che noi siamo. Senza urlare al nemico, ma dicendo abbiamo fatto molto, andiamo avanti. È ancora più difficile farla di questi tempi dicendo che la politica è una cosa seria. Ma siccome ci credo, voglio farvi vedere l'ultimo video. Ne avrei una 30ina di video, ma c'ho un aereo soltanto per questo. E poi dovreste andare anche a cena, almeno voi. Ma è un video al quale tengo da morire. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, decide di commemorare una bambina. È un video che mi colpì qualche anno fa, lo feci vedere anche qualche anno fa, poi me l'ero quasi dimenticato. E quando Obama decide di dedicare all'Italia l'ultima delle sue cene di Stato, segno di un rapporto di amicizia con il nostro paese al quale lui ha sempre tenuto molto, mi torna in mente quell'immagine e gliene parlo. In Arizona c'è stata una strage. Sapete che è molto facile prendere le pistole in America e sparare. È una delle cose che dovremmo spiegare ai grandi scienziati che continuano a dire che
la diffusione delle armi non è un problema. In Arizona arriva esattamente questo. Una deputata, Gabrielle Giffords, viene colpita, viene ferita gravemente. Una bambina che era accanto a lei muore. Questa bambina aveva 10 anni, si chiamava Cristina, era nata l'11 settembre del 2001. Ed era una bambina che faceva la capoclasse, la consigliera di classe. Obama decide di andare a ricordarla. Io vorrei che perdessimo 2 minuti, 1 minuto e mezzo, per sentire le parole con le quali Obama descrive il concetto di democrazia e di politica, ricordando Cristina. Imagine for a moment. Here was a young girl who was just becoming aware of our democracy. Just beginning to understand the obligations of citizenship. Just starting to glimpse the fact that someday she too might play a part in shaping her nation's future. She had been elected to her student council. She saw public service as something exciting and hopeful. She was off to meet her congresswoman, someone she was sure was good and important and might be a role model. She saw all this through the eyes of a child, undimmed by the cynicism or vitriol that we adults all too often just take for granted. I want to live up to her expectations. I want our democracy to be as good as Christina imagined it. I want America to be as good as she imagined it. All of us, we should do everything we can do to make sure this country lives up to our children's expectations. As has already been mentioned, Christina was given to us on September 11th, 2001. One of 50 babies born that day to be pictured in a book called Faces of Hope. On either side of her photo in that book were simple wishes for a child's life. I hope you help those in need, read one. I hope you know all the words to the national anthem and sing it with your hand over your heart. I hope you jump in rain puddles. If there are rain puddles in heaven, Christina is jumping in them today. And here on this earth, we place our hands over our hearts and we commit ourselves as Americans to forging a country that is forever worthy of her gentle, happy spirit. Per me la politica è questo. Per me la politica non è accusare, è dire voglio che l'Italia si comporti bene. Voglio che la nostra democrazia sia bella come una bambina di 11 anni la immagina. Voglio che ci sia la dolcezza e il rispetto per quello spirito gentile. La politica, dovremmo ricordarcelo un po' di più, non è fare a gara a chi insulta di più. È tentare di avere delle idee, metterle in pratica, riuscirci, talvolta fallire, perché il fallimento fa parte della politica, così come fa parte della vita. Trovatemi uno che non sbaglia mai, neanche nelle pubblicità dei profumi si può evocare l'uomo che non sbaglia mai. Eppure quello che vale davvero è l'idea di andare incontro alle persone, specie in questi tempi in cui la solitudine la fa da padrona, soprattutto per le persone più anziane, e andare incontro proponendo una scommessa, che non è la scommessa di un singolo, ma è la scommessa di una comunità. Ci sono 10 giorni che valgono 5 anni. Sono i 10 giorni in cui l'Italia dovrà decidere se mettersi nelle mani del centrodestra a trazione leghista,
se vorrà mettersi nelle mani dei 5 Stelle, con la loro incompetenza che è pari soltanto all'arroganza di chi pensa di avere la verità in tasca e dimostra giorno dopo giorno la difficoltà a trovare soluzioni concrete e a dare risposte vere alle esigenze delle persone. Oppure se decidere insieme a noi, con tutti i limiti del Partito Democratico, di provare ad andare avanti con una visione che tenga insieme cultura e sicurezza, ideale e sentimento, sogno e quotidianità. Io ci credo profondamente. Ci credo perché sento il clima crescere in questi giorni. Sento soprattutto la consapevolezza del fatto che questa sfida non è la sfida di uno, ma è la sfida di tanti. E sento la convinzione che così facendo renderemo onore all'idea di una politica che è cercare di far sì di essere degni dello spirito felice e della gentilezza dei bambini, mantenere in vita le aspettative dei bambini. E allora che ho da dirvi? Che mancano 10 giorni, dipende da voi. Uno per uno, casa per casa, questi signori dell'operazione Fiato sul Collo mi hanno seguito in 108 stazioni. Alla fine potevo denunciarli per stalking. Ma stavano ponendo un tema fondamentale, quello del posto di lavoro. Questo è un paese che è fondato sul lavoro, non sul sussidio. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, ma l'Italia ha delle potenzialità enormi. Smettiamo di piangere, smettiamo di lamentarsi, smettiamo di avere paura. Il futuro che ci aspetta è un futuro di opportunità, a condizione che il PD abbia la forza, il coraggio e la grinta di guardare per le prossime generazioni con coraggio e impegno al domani. In bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo a Palermo, in bocca al lupo ai candidati e soprattutto in bocca al lupo a chi crede che la politica non sia una parolaccia. Grazie di cuore. Ma io non è che mai ho fatto 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o